questo The Shelter di Freud. Anche qui noi dobbiamo comprendere gli altri, perché dire The Shelter di Freud pensiamo ad un luogo, e invece il paradiso come l'inferno è uno stato, stato di un'anima. Ora dire The Shelter di Freud ci dice la profondità dello spirito umano, molto più profondo di ogni profondità di carattere spaziale, di carattere fisico, è l'abisso del cuore, come dice Geremia. Lo ricordi Geremia? Chi può investigare il cuore? È così profondo che ci si smarrisce. Ricordate quello che dice la lettera agli Efesini? Con la sua morte, liberato dal corpo, e assumendo un corpo glorioso, egli si fa intimo a Gesù. Cristo ma abitare per fine del corpo di Gesù Cristo. Non un'immagine, il verbo incarnato e gloriosamente risorto. Quando Santa Teresa di Gesù, quando San Giovanni della Croce parla di un discendere nel centro dell'anima, nel fondo dell'anima, come dice l'Eca, loro dicono di incontrare Dio, ma si incontra realmente Dio. Dio come tale rimane inaccessibile. Oggi e domani, secondo i padri greci, a noi si accede a Cristo, noi ci si dice a Cristo, e ci dice così in profondo che bisogna che discenda anche a noi e a Cristo. Vorrei che voi aveste una intuizione sulla profondità dell'essere creato, dell'essere umano. Si è detto nei giorni passati che Dio ci ha creato con una capacità di accogliere Dio, perché ci ha creato proprio per potersi donare, ma se si doveva donare bisogna che noi siamo un recipiente che raccoglie, no? Non mi sembra. Ecco la grandezza, la profondità dell'essere umano. È tale l'abisso dell'uomo che Dio solo può riempirlo a sé. Certo che Dio trascende anche l'uomo, come trascende tutta la creazione, tuttavia rimane vero che se Dio trascende l'uomo, nessuna creatura però può mai riempire il vuoto di umano, può veramente colmare l'abisso del cuore umano. L'uomo è una profondità che non soltanto Dio solo conosce, ma che Dio solo può riempire. E noi sappiamo tutto questo solo attraverso un cammino di perfezione. Attraverso un cammino di perfezione noi sempre più prendiamo coscienza di una profondità dell'essere, di una immensità dell'essere, in senso puramente negativo, perché è un'immensità che si apre in una disponibilità ad accogliere l'immenso positivo che è Dio. Noi siamo creature che attendono una loro realizzazione, perché siamo creati proprio per accogliere Dio, e vi è una certa proporzione fra l'essere creato e Dio al momento che ci ha fatto per sé. Vedete come si diceva nei giorni passati, ma si deve ripetere stasera, come quello che è visibile è quasi nulla nei confronti di quello che è visibile. Si vive così superficialmente, perché è una cosa spaventosa pensare che siamo creati per Dio e ci contentiamo di mangiare il nocciolo. Siamo creati per Dio e il massimo ci pensiamo soltanto allo stipendio che ci aumentino per 100.000 lire lo stipendio mensile. Siamo così storti, siamo così poveri, siamo così meschini. Dio è veramente il partner dell'uomo. Ci rendiamo conto di tutto questo? Come viviamo la sua? E proprio perché viviamo in superficie anche conosciamo turbamenti, conosciamo ansietà. Il mare, tu lo conosci, conosci meglio le montagne, ma conosci anche il mare. Bene, se tu scendi nel mare, sotto i cieli, trovi la tempesta. Così anche per voi, la misura che veramente discende nel suo fondo, trova la pace. Ma quanto più discende, tanto più tu sei
condizione di incontrarmi con Cristo che abita in te. E quando ti sarai incontrato con Cristo che abita in te, allora tu vivrai la tua unione perfetta. Nella misura che discenda, ecco, egli ti riempie. Quando avrai raggiunto il fondo, tutto in te sarà e la tua vita sarà la vita di Cristo. Guarda, guarda le parole, che non sono molto sapienti le parole di Paolo. Ma non sono più io che vivo, è il Cristo che vive, dunque io sussisto. Ma chi vive è Cristo. La persona non vive una vita sua propria. Tu non hai una volontà propria, tu non hai una volontà, una tua vita propria. La vita di tutti i salvati è la vita del Cristo, certo. Mentre ogni persona divina è tutta la vita di Dio, non ogni cristiano vive la vita, tutta la vita del Figlio di Dio. Maria Santissima vive tutta la vita del Cristo come Salvatore del mondo. Nessun'altra creatura vivrà totalmente la vita di Cristo, ma anche vive la vita di Cristo, una misura che elimina la vita di Cristo. Una sola vita, la sua vita. Ma rimani tu, vivo io, io non ego, ma Dio rimane. Non vivrai tu, ma tu rimani, perché tu vivi la sua vita, la vita del corpo che è Cristo. Miei cari fratelli, che cos'è allora questo l'ascendita dell'Icarus? Vedete, la discesa dell'Icarus non è dunque la discesa in un luogo, è la discesa per lui che finalmente è divenuto corpo spirituale. Che cosa voglia dire questo? Domandatelo a Matteo, che studia la teologia. Che il corpo spirituale può veramente farsi intimo. Con la sua resurrezione, egli non è più condizionato dal tempo e dallo spazio. Intanto che viveva qua giù, è venuto mai a volere? Non poteva venire a volere. Quel tempo lì ci voleva mesi e mesi per arrivarci, e non ha fatto mai questo viaggio. Se era un luogo, non era un altro. Se viveva in un tempo, non viveva un altro. Intanto che viveva una carne passibile, come vivi tu, ma vivo io. Ma una volta risorto, liberato dai condizionamenti dello spazio e del tempo, egli si fa immanente, come ogni persona divina è immanente nell'altra persona. Il Padre è tutto nel Figlio, il Figlio è tutto nel Padre, così il Cristo tutto è in Matteo. Non so se Matteo è tutto nel Cristo. Penso che qualche pensiero sfugge, qualche sentimento sfugge, ma che il Cristo totalmente tutto si faccia presente in ciascuno. Ecco la risurrezione. La risurrezione vera del Cristo è questo corpo spirituale per il quale non ci sono più condizionamenti. Voi sapete quello che ho detto altre volte, le apparizioni del Cristo risorto sono giochetti. Perché che gloria è quella del Cristo se non lo riconosco nemmeno? Le apparizioni sono delle particolari mezzi che ha voluto usare il Cristo risorto per rendere sicuri della sua risurrezione gli apostoli che avevano perduto la fede. Una volta che è ripristata la fede, finalmente gli apostoli vivranno col Cristo il vero rapporto, un vero rapporto, che non è più un rapporto con lui che mangia il favo di miele o che entra nel cenacolo. Se entra nel cenacolo, allora non era più un altro gusto, scusa. No, egli è ciascuno. A Venezia e perfino a Firenze. Quanti sono questi Cristi? Non lo so, ma non è più condizionato dallo spazio. Egli è la presenza. Presenza per quanto riguarda ogni persona, presenza in ogni persona, perché la presenza suppone questo. Se si parla della presenza del Cristo come presenza di continuità, una presenza da aprire. Che presenza è? La presenza realizzata nello spazio. Dove sono io non ci sento, allora non sei presente. È una presenza di continuità che in fondo è un'assenza. Un'assenza sul piano locale, sul piano del corpo, e tantomeno presenza sul piano spirituale. Perché non sono presente, dicevo, l'ho detto tante volte,
nemmeno a me stesso. Come faccio a essere presente a me stesso? Dov'è Guglielmo di ieri? Certo, figlio, se ti riesce. I tuoi pensieri di ieri, i tuoi sentimenti di ieri, anche se li ricordi, non hanno più quella intensità, non hanno più quella presenza che hanno ora i tuoi pensieri. Vivendo nel tempo, vivendo nello spazio, siamo assenti gli uni dagli altri, assenti a noi stessi. La presenza di Cristo è invece qualcosa che trascende tempo e spazio ed è veramente il fondo stesso dell'essere nostro. Pertanto, vedete, quanto più si scende nel fondo, tanto più realizziamo noi stessi. Perché la realizzazione di noi in che cosa consiste se non in quello che è il raggiungimento del fine per il quale Dio ci ha creati. E il fine per il quale Dio ci ha creati non è il possesso di Dio. E il possesso di Dio non può venire per noi se non precisamente in quanto siamo assunti dal Cristo e il Cristo diviene la nostra medesima vita. Descendi dal mondo, vuol dire questo discendere del Cristo nel fondo di ogni anima. La tomba siamo noi. L'inferno è la profondità del nostro spirito, perché non esiste un inferno indipendentemente dal dannato, e non esiste il paradiso indipendentemente dal santo. Non è il paradiso si trova lassù e l'inferno si trova laggiù. L'inferno sei tu, il paradiso sei tu. Paradiso se Dio ti riempie di sé, inferno se nel rifiuto di ogni amore pura volontà di rifiuto. Se lo approfondiamo, acquista una tale grandezza e la vita cristiana una tale drammaticità che si rimane davvero senza fiato. Noi veramente abbiamo immiserito il cristianesimo in un modo spaventoso. Se noi vivessimo davvero il mistero cristiano. Ma vi dicevo nei giorni passati, e dobbiamo crederci. La differenza che esiste tra quello che è visibile nell'uomo e quello che è invisibile è uguale alla differenza che esiste tra le specie del pane e la presenza reale di Cristo. Se io credo, ci credo, non lo so, ci credo, Dio lo conosciamo, ci credo, ma se credo davvero che Dio mi ama, ma che volete che sia, se anche mi fanno pappa, è un gioco qualunque. Un gioco anche piuttosto stupido, perché oltretutto mi tocca mettermi qualche cosa sul capo, qualche mano. Qualche volta non si riesce a vincere una certa ebetudine, insomma, una certa incapacità di raccoglimento, una certa incapacità di impegnarci, si vorrebbe fare, si sente di non riuscire a svegliarci da un certo torpore che viene mai. Che cos'è? Eppure sotto questa povertà umana, anzi in questa stessa povertà umana, viviamo una maledizione incommensurabile.
perché lo sforzo che fai, anche se non ti riesce di liberarti da questo per unirti a Dio, quale peso può avere? Non lo so, lo vedrai domani, lo conoscerai domani. C'è veramente questa distanza quasi infinita tra l'atto che tu poni sul piano del tempo, sul piano dei rapporti sociali e la realtà di quella dimensione che ha il tuo atto in quanto il tuo atto tocca a Dio, quando il tuo atto ha un riferimento a Dio. Se ha un riferimento a Dio, come il peccato, secondo la teologia, ha sempre una dimensione di infinito, non in se stesso perché è un atto umano, ma in quanto tocca a Dio lo offende, così anche il mio atto di grazia, anche la mia volontà di svegliarci dal sonno per essere chiaro. Miei sono i cieli, miei la terra,
via la madre di Dio, via gli angeli santi, perché Gesù è tutto lì per me. Tutto lì, ognuno di noi. Ci crediamo. Sapevi di essere così unico? Sì, lo sapevi, però non si realizza lo stesso. Si sa della scienza teorica, ma realizzarlo davvero è la stessa.